Oggi 2 ottobre. Allora, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Più andiamo avanti, più si riescono a capire i dettagli di questa manovra che in realtà ancora non c'è, ma che si sta costruendo. E qualche dettaglio in più ovviamente è arrivato sui giornali di oggi che hanno scartabellato nelle carte. Ovviamente il dato più significativo su cui titolano praticamente tutti, compresi ovviamente i giornali di opposizione, è questo famoso ticket sulla sanità. Come funziona? Che oggi ci sono degli esenti dal ticket della sanità in funzione del loro reddito. Invece, secondo quanto previsto dal NADEF e da quello che vuol fare soprattutto il Ministro dell'Economia, i ricchi pagherebbero più ticket. La metto male, ma è più o meno questa la questione. Devo subito dirvi che in realtà l'idea che uno in funzione del reddito possa pagarsi la sanità non è sbagliata, con un piccolo dettaglio, che i ricchi in Italia pagano già molte tasse e soprattutto le pagano in modo progressivo, cioè lo pagano più che proporzionalmente rispetto a quelli che hanno un reddito inferiore. Quindi vuol dire dargli un'altra bastonata. Nessuno qua farà le barricate perché aumenta il ticket per coloro che hanno più di 300.000 euro come previsto dalla legge, ma è del tutto assurdo immaginare che si continui sempre a rendere più difficile e più costoso vivere in Italia per le persone che forse in realtà non hanno nessun demerito nell'aver guadagnato i loro soldi. Ma su questo ne parleremo nei prossimi giorni per capire esattamente come aumenterà il ticket, anche perché il confine tra ricchi e non ricchi del nostro legislatore è sempre molto labile e se questi confini poi si abbassano a 50, 60 e 70 mila euro, come scrive oggi qualche giornale, il rischio è che si colpisca la classe media e non già i ricchi, che mi sembra che abbiano già qualche problema. In realtà poi è previsto anche che il nostro sistema di detrazioni fiscali vada scalando, secondo quello che dicono i giornali, in funzione del reddito. Mi spiego meglio. Oggi, se voi fate delle spese sanitarie che non c'entrano niente col ticket, voi potete detrarvi il 19% di quelle spese, così come se voi fate delle ristrutturazioni edilizie, voi potete detrarvi 36 un tempo, 50% delle vostre spese di ristrutturazione, ovviamente con un tetto, per i prossimi 10 anni, il che vuol dire che se voi avete speso 100.000 euro potete detrarvene 50, vuol dire che potete detrarvene 5.000 euro all'anno per 10 anni. In realtà poi, insomma, questo è un meccanismo che ha reso le ristrutturazioni edilizie una cosa importante e soprattutto le ha rese completamente trasparenti, perché la gente, avendo queste forti detrazioni, fa e cerca di avere le fatture. Riducendo le detrazioni per questa roba qui, ovviamente ci sarà molto meno convenienza nel conflitto di interessi e quindi nel far emergere lavori edilizi in casa. Ci arriva anche un bambino, cioè meno me lo permetti di detrarre e più c'è la convenienza a non fare fattura. È eticamente sbagliato, è quello che volete, ma è la realtà dei fatti. Quindi diminuire le detrazioni è esattamente l'opposto di quello che si dovrebbe fare. Si dovrebbero aumentare le detrazioni in maniera tale che tutti hanno l'interesse ad avere fattura, tracciabilità, in maniera tale che poi sanno che ne possono avere un vantaggio fiscale. Questo governo, ovviamente, questa roba qui invece insomma, in maniera completamente demagogica non vuole farlo. Il Sole 24 Ore ci ricorda poi che c'è un'altra tassa nascosta in questa manovra, 1,8 miliardi delle cosiddette tasse ambientali. Anche le tasse ambientali, come dice ora Filippo, riduzione dell'agevolazione del gasolio agricolo, voglio far fallire l'agricoltura italiana, vuol dire, se tu riduci i sussidi al gasolio agricolo, alla fine pagherai di più il prezzo del prodotto agricolo, sempre che quel cazzo di prodotto agricolo non ti arrivi via aereo, via nave, dalla Cina, dal Perù, da ovunque esso sia. Geniali, no? Da una parte diciamo che vogliamo il chilometro zero, che è ovviamente una minchiata, dall'altra tassiamo il gasolio agricolo degli italiani, sperando che in questa maniera i prezzi vengano mantenuti bassi. Mi sembra una roba da folli. 1,8 miliardi, spiegatelo al caro ministro dell'Ambiente Costa, per l'inquinante gasolio. Vorrei significare al nostro ministro che l'Euro 6 diesel è più pulito della Tesla,
Chiaro? Questo lo dice ovviamente un centro studi tedesco che sarà stato finanziato da Mercedes. Quello che volete voi, non lo so se sia stato finanziato da Mercedes, ma il principio per cui tu devi spendere 60.000 euro per avere una Tesla mentre la tua ritmo diesel non va più bene, ma neanche va bene la nuova diesel Euro 6, mi sembra come darsi una zappata sulle balle per l'industria automobilistica europea. Ma questo è un altro discorso. Boeri oggi racconta su Repubblica una cosa piuttosto singolare, ma devo dire chapeau per l'originalità. Dice che questa manovra è contro i giovani. Il primo motivo per il quale questa manovra è contro i giovani sarebbe contro i giovani perché si aumenta il deficit, e questo è fuori di dubbio, perché il deficit non è altro che un debito che prima o poi qualcuno pagherà. Cioè oggi noi siamo al tavolo e mangiamo e i nostri figli pagheranno il conto, ed effettivamente questo è sacrosanto: se fai deficit ipotechi il conto ai tuoi figli. Ma poi dice, in realtà danneggiamo anche un altro caso i bambini di oggi, perché, e i giovani di oggi, perché sarebbe stato meglio aumentare l'IVA per ridurre il cuneo fiscale, quindi tassiamo tutti quanti per rendere più economico il costo del lavoro per quelli che lavorano. Mi sembra una cosa da matti, e tutti siamo d'accordo che dobbiamo rendere più economico il costo del lavoro e che il cuneo fiscale è enorme, ma tu per fare questo tassi tutti quanti e quindi togli 5 miliardi da una parte per mettere 5 miliardi dall'altra. Ma secondo voi è questo il modo di risolvere i problemi? Tria, molto interessante, al Foglio, l'ex ministro dell'economia, dice una cosa sacrosanta su cui io non ci avevo pensato: ma scusate, ma secondo voi il passato governo, che ha avuto una procedura di infrazione perché aveva fatto il deficit al 2,04, se avesse fatto questa manovra, ma che mazzo gli avrebbero fatto? Questa manovra prevede un deficit del 2,2, il Corriere della Sera oggi ci spiega che addirittura vorrebbero farlo al 2,4, cioè più della manovra precedente, e in più ha appostato, come giustamente nota Tria, 7 miliardi di lotta all'evasione fiscale, che neanche uno, ma che si è fatto pesante, cioè metanfetamine pesanti per poter pensare che recuperi 7 miliardi dall'evasione fiscale, più del gin che mi sono bevuto ieri sera dal nostro stupendo Roccoforte al Della Ville, insomma, ma veramente ne devi aver bevuto tanto. Sul tortellino dell'accoglienza c'è poco da dire, insomma, oggi Sgarbi e Langone ci raccontano la follia di questo arcivescovo Zuppi, che vuole, per essere accogliente, fare il tortellino non più con la carne di maiale a Bologna, ma con la carne di pollo. Anche lui probabilmente si è preso una pasticchetta, perché insomma, oppure gli ha dato un po' alla testa la sua recente nomina al Soglio cardinalizio. Nulla da dire più di quello che oggi dice molto bene Gramellini sulla questione dei brigatisti rossi, quelli che hanno ammazzato, e l'hanno fatto recentemente pure, e che si beccano il reddito di cittadinanza. Gramellini dice, invece di strillare come stanno facendo oggi, il padre di una di queste brigatiste che si becca a reddito di cittadinanza parla a Giorgio Amadori sulla Verità, e ieri un'altra ha parlato su tutti i giornali. Beh, insomma, i Gramellini dice, con le mie tasse, e dice benissimo sul Corriere della Sera, con le mie tasse preferirei che si finanziassero le vittime, non i carnefici, compresi quelli che si atteggiano vittime. Non si poteva scrivere di meglio. L'altra, diciamo, questione incredibile di giornata è la questione dei rifiuti a Roma. Cioè, si sono dimessi per la quinta volta i membri del consiglio di amministrazione della società che gestisce la monnezza a Roma, l'AMA, e questi qua erano stati nominati da quel genio della Raggi. Sentite, genio! Quando qualcuno di voi pensa ancora che fra poco si dovrà andare a votare, ricordatevi il genio della Raggi. Beh, il genio della Raggi li nomina 3 mesi fa, e dopo 3 mesi questi se ne vanno, e uno di loro, un geologo, oggi lascia un'intervista, mi sembra al Corriere della Sera o Repubblica, adesso non mi ricordo, nel quale dice una cosa banale, dice: questi sono matti, cioè questi vogliono fare la differenziata, il che va benissimo, siamo tutti d'accordo, ma per fare la differenziata non vogliono che noi facciamo degli impianti light intanto per trattare l'indifferenziata. È come dire: io c'ho una malattia, non la voglio vedere, spero che le cose vadano meglio. Qui la malattia la dobbiamo curare, e questi sono delle persone nominate dalla Raggi che se ne vanno dopo 3 mesi, ed è il quinto consiglio d'amministrazione che molla l'AMA, che è diventata, come dice giustamente questo consigliere che io non conosco, un geologo peraltro nominato proprio dalla Raggi, dice, l'AMA ormai è diventata una società appaltatrice, perché siccome non fa nulla deve appaltare i suoi lavori a dei privati. Vabbè, va pure bene che appalti privati, figuratevi voi, a me che mi interessa, anzi meglio, più privati ci sono meglio è, ma l'idea che questi siano una società appaltatrice con tutti i loro uomini, con tutte le loro competenze, è una roba da matti coloro, vi ricordo, che hanno pensato che questa signora, noi stiamo facendo
guidare Roma dalla Raggi. E lo diciamo in maniera così normale. È come prendere. Io preferirei Zuppi. Preferirei Zuppi. E voi dite chi cazzo è Zuppi? Zuppi è l'arcivescovo di Bologna, quello che ha fatto i tortellini politicamente corretti. Possiamo prendere Zuppi e la Raggi, metterli insieme a gestire Roma. E sarebbe favoloso perché Roma avrebbe risolto i suoi problemi perché dei suoi 4-5 milioni di abitanti, 2 o 3, se ne sarebbero andati via al volo. Un grande abbraccio a tutti quanti voi. Come sapete, sul sito nicolaporro.it tutte le informazioni della giornata, ci sono tutti i pezzi che riguardano questa manovra in fieri. Ah, l'ultima cosa, lo dice l'Italia Oggi è tempo, pare che abbiano cancellato uno dei 23 disegni di legge che prevedeva, collegati alla finanziaria, che prevedeva l'aumento delle rendite catastali, un'altra tassa in più. Questo è un dato positivo. L'averlo cancellato fa bene a tutti noi e alla nostra salute. Ciao, forza col tortellino.